adesso nella prigione di Barry, che tra l'altro non ci tornavo da quasi un anno, hanno messo delle nuove guardie, ma sono molto strane. A parte che Barry è cambiato, si è fatto crescere un monociglio veramente inquietante, dovrebbe farsi anche una piccola visita al dentista. Mentre invece ci sono queste altre due, ma io ho un presentimento. Secondo me loro sono della stessa famiglia. Lei è la madre e lui è il bambino. Oh no, non ci posso credere. Non bastava, sono il poliziotto panzone. Allora, buongiorno. Mamma mia, guardano lì come mi stanno fissando. L'aiuto, l'ansia. Amici, mi raccomando, per aiutarmi a scappare lasciate like e iscrivetevi al canale. Allora, io non conosco niente. Dobbiamo trovare assolutamente un modo per riuscire a scappare dalla cella. Ma già qua riesco a vedere che ci sono due sbarre gialle che forse posso rompere. Allora adesso devo potenziarmi, devo utilizzare la super forza. Wow, ho rotto tutto. Non è che adesso appena esco questi qua mi bussano? È perché, cavolo, mi hanno visto, sono letteralmente davanti a loro. Come fai a non vedermi? Allora adesso faccio la corsa. 3, 2, 1, vado! Aiuto! Eccoli qua. Se ne sono accorti, ma guarda come mi inseguono uno sopra l'altro. Cos'è sta roba? No, non voglio le morte. Voglio solo scappare. Ah! Ok. Non mi hanno preso, sono rimasti giù. Codo, che c'è? Col panzone non riuscite a salire le scale? Io sì, suca. Allora, qui invece, oddio, Paolino il prigionierino. Che ci vai qua dietro? No, mi dispiace, vorrei salvarti, ma mi dispiace, non posso donarti la super forza. Io mi sono già scaricato le energie spaccando la grata di prima. Quindi, allora, adesso andiamocene senza salvare Paolino. E mi dispiace, ma Paolino deve trovare un modo per scappare da solo. Qui è basta che vado sopra queste travi e c'è un pulsante. Io ho sempre paura di cliccare i pulsanti rossi, amici. Non so voi, ma ok, sono tutto rosso, i capelli rossi, una maglietta rossa, ho anch'io la maglia rossa. Ma il rosso è sempre un tasto pericoloso. Vai! Ah, ok, mi ha aperto questa botola, grazie, mi ha aperto il passaggio. Per un secondo non cadevo giù. E adesso, in teoria, se teniamo bene l'equilibrio, sì! Chi è quello? Un mutante, addio! Ma ragazzi, forse non erano solo loro, ci sono anche altri mutanti. No, 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 non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio, salve, mutante, mutande. No, non credo si chiami mutande. Va bene, allora, qui mi sa che dobbiamo fare non ha saltato abbastanza, solitamente i trampolini saltano di più. Benissimo. E adesso, oddio, Dead, qua dice che è morto. Io non credo sia morto. Io ti assicuro che l'ho visto prima. C'era, l'ho visto con i miei occhi. Vabbè, chissà dove si è nascosto. Ah, eccolo. E non è morto. Perché devi dire le stupidaggini? Non è assolutamente morto. È un big fish. Sì, è proprio big. È veramente big. Va bene. Adesso io abbasso questo bel ponticello. Io spero che tu non mi possa sdrumare. Quindi me ne vado via proprio con tutta la calma del mondo. Alto tastino rosso. Si apre subito la porta. Per il re della polizia. Non capisco. Questo cosa sarebbe quello? Questa asta così lunga è molto sospetta. Non voglio farmi domande, ok? Potrebbe essere quello che ho pensato. Ditemi che non avete pensato anche voi quello che ho pensato io. Va bene, allora qui proseguiamo da questa parte e siamo arrivati dietro le grate. Wow! Mentre qui, oh no, l'asilo della polizia. Cioè, qui vanno a crescere i bambini e tutti i poliziotti. Ma com'è possibile? Oddio! Oddio, c'è un baby berrino con le... Ma che cos'è? Cos'è sta roba? Oddio, uno di tre di latte. Forse dobbiamo raccoglierle tutti. Va bene, ma tu mi insegui? Ciao, Pucci Pucci, piccolina. Non mi insegue nemmeno. E così carino, dai, è carino, bello, mi piace. Allora, qui non cadono, vero? Ok. Dobbiamo trovare gli altri pezzi di latte. Ma dove si nascondono? È bella domanda, ragazzi. Forse non sono qua. Forse si nascondono in tutta la mappa. Secondo me sì. Allora, qui un bel saltonzo. Vabbè, ma se salti proprio non li so fare. Ci riproviamo, Ole, facile, era abbastanza facile, dai, non possiamo lamentarci. E questo? Oddio, questo è un bimbo un po' cresciuto, o sbaglio? Ma vedete? Oh cavolo, è letteralmente gigante, ragazzi, ma non... come fa a essere così grosso? Tua zia, mamma mia, mi sono cagato sotto, raga, mi sono spaventato. Aspetta, è uscito anche un po' di cacca, mi sa. Oddio mio, raga, ma non pensavo, ma stava lì che dormiva. Cioè, basta che tu entri e ti pusha in una maniera assurda.
Ma mi sembra eccessivo. Va bene, allora io con molta calma. Grazie, grazie che mi hai aperto il passaggio. Meno male che ci sei tu, essere superiore che mi aiuta dall'alto dei cieli. Benissimo, e qui c'è, cosa? Cosa? Un mutante a tre teste? Ma non bastano i bambini giganti? E qua? Va bene, qua dice ascolta le regole, se no ti trasformo in cacca. Quello lì si è dopato! Si è pa- no, questo qui si è palesemente dopato. Vabbè, ma ce ne sono due! Ce ne sono due! Ma com'è possibile? Allora, va bene, allora adesso utilizzeremo questi fantastici cosi. Basta che non cadiamo giù, perché se cadiamo giù è la fine per noi. Ok, ole, bene. Voi non mi avete visto, rimanete qua sotto che siete un po' troppo grossi per i miei gusti. Cioè, io sono grande quanto la sua testa, probabilmente. Ma per pura curiosità, qui nello shop che cosa c'è? Posso trasformarmi in uno dei poliziotti, ma sinceramente non ci tengo. Più che altro vorrei acquistare qualcosa di interessante. Allora, secondo me potrebbe essere carino il rampinozzo. E che fai? Non te lo shoppi? Certo! Pure il jetpack non è male, però voglio utilizzarlo soltanto nei momenti in cui ci serve proprio, magari per scoprire qualche segreto, perché sennò poi diventa troppo facile per i gusti. Sti miei, a me non piace. Oh cavolo, ma hanno letteralmente... Oh no, poveri Po, ecco, oh cavolo. Questo qui è Paolino il prigionierino che ha deciso di scappare e ha fatto una brutta fine. Ma Paolino, perché tu non sei un professionista del parkour? Guarda io che ti faccio vedere, Paolino. Sono Spider-Man. Tiè, guarda che t'ho fatto. Adesso me ne vado di qua. Facile, no? Un gioco da ragazzi con rampinozzo. Ma invece con il coso qui, come faccio a volare sopra? Non vola più sopra, fa schifo. Oddio, sta volando forse. Ma è lentissimo. No, ma non vola. Come faccio a salire? Scusate, ci sono dei tasti per salire forse? No, posso soltanto andare avanti e indietro. Ma fa schifo. No, l'ho perso. Ma... vabbè, è stato... aia, è stato proprio uno scam, È stato proprio uno scam, ma l'importante è che abbiamo il nostro rampinozzo del cuore. Che basta che facciamo così. Manco fossimo Spider-Man, incredibile. Va bene, attiviamo il solito pulsantino rosso, che ormai abbiamo capito non essere così tanto pericoloso, perché ci dà sempre una mano. E qui... oh, incredibile. Adesso ci sono i cani. Ma com'è possibile che ora ci sono i cani? Mica posso entrare qua? No, vabbè, lo devo sempre entrare dentro alle grate. Va bene, attenti che qua c'è un canile di poliziotti. Già io ho paura dei cani che mi mordono il sedere e non mi piace. Poi qui c'è un canile di polizia. Ecco qua. Guardalo questo qui. Ma mi ha ucciso attraverso il muro. Ma signor cane, ma lei ha i superpoteri, ma non capisco. Ma scusami, ma adesso ho perso il rampino. Cioè io devo risciopparlo. Ma davvero? Ah no, ok, no, me l'ha ridato. Ok, perfetto, no, ok, sembrava strano. E qui come faccio ad andare avanti? Scusami. Sto qua, ti pushavo subito. Ah, vabbè, basta fare una corsa. Non sono cani molto svegli. Basta fare così. Poi te ne vai di qui. E poi l'ultimo voglio farlo in bellezza. Voglio andarmene qui sopra ed entrare in queste zone segrete. Qui non ci può entrare letteralmente nessuno. Soltanto io con il super rampinozzo. Guarda qui come vado da una parte all'altra. Il fatto è che sto cercando i pezzi di latte che ho visto all'inizio e che non ci sono proprio. Vabbè, io mi sento veramente Madonna, mi sono cagato sotto. Che cos'è quello? Un cane a tre teste. Ti sparo. No, no, scherzavo, perché poi se lo sparo mi avvicino e non va bene. Allora, qui c'è la melma. Be cool. Yeah. Sono sempre cool. Ok, lasciamo perdere. Lasciamo veramente perdere e andiamo avanti in mezzo alla melma. Che schifo, che schifo. Uno schifo assurdo. Poi qua tiriamo giù la leva e andiamo avanti. Vabbè, molto semplice, dai, non mi riesce a fermare niente. Uff, for life. E significa veramente muori per tutta la vita. Ma io non voglio morire, io sopravviverò. Io sopravviverò a questa prigione di malati mentali. Non bastava tutta la famiglia, hanno messo anche cani, mutanti. E questo chi è?
Chi è questo? Chi è quest'occhio bislacco che mi fissa? Dice, lava le tue mani, io ti guardo. Va bene, allora mi laverò le mani. Ma signore, no, non c'è l'acqua. Dovete pagare le bollette dell'acqua, perché se no non posso. Oddio, c'è una dinamite. Ma che devo fare con questa dinamite? Devo far esplodere il muro Ozzo. Va bene. E allora lo facciamo. A me piacciono le bombe. Si prende. No, sono rimasto incastrato. 3, 2, 1. Boom! Che botta! Tu rimani là, mi raccomando. Non farti venire strane idee, tipo quella di pusharmi, venire da meno, va bene. Ciao! E qui... la scuola di polizia! Ma quanti ne sono? Quello lì che muove la testa, che si stacca dal corpo, ma non capisco. Quello è Barry, che adesso è diventato vecchio e non fa più il poliziotto, ma insegna a fare il poliziotto. Questa roba è assurda, è pericolosissima. Sono Matteo! Sono molto attenti sti poliziotti, mamma mia, subito, nemmeno il tempo di subito ti pushano e fanno cose brutte e cattive. Va bene, l'importante è che adesso noi siamo passati. Suka! Me ne vado. Questo che cos'è adesso? Cos'è questo? Un fight? No, ma questa è un'arena. Questa è un'arena. Non è che devo fightare io. Ma spero di no. Aiuto! Gigante, grossissimo. Mi prenderà. Tra poco mi prende. Io lo so. Vabbè, è impossibile. Ma si è preso i giganti sto Barry. Bisogna attirarlo, bisogna attirarlo in questo modo. Ragazzi, ma è veramente troppo veloce. Io non so come posso. Oddio, ma si è teletrasportato. Vabbè, non mi farò domande. L'importante è che riusciamo a scappare. Let's go. Oh no, ho fatto rumore. Non volevo. Ho svegliato il dragone del male. Stava dormendo giustamente per festeggiare. Sono saltato sopra le papere. No, fermati tu, fermati. Allora, abbiamo capito che sto dragone si sveglia se io vado sulle papere. Ma io non l'ho toccata. Ok, piano, apri la porta e scappa via. Cos'è sto coso? Mamma mia, com'è brutto. È uno zombie. No, non voglio diventare te. Forse dopo ci penso un attimo, sinceramente sono... vabbè, ma nemmeno un salto. Stavo dicendo, sinceramente, sono così bello io per i fatti miei. Perché devo diventare te versione zombie? Che sinceramente manco tua madre ti si piglia. Ok, qui saltiamo sopra sti cosi. E addio, ce l'ho fatta pelo pelo. E ora sono arrivato. Paolino. No, aspetta, lui non è Paolino, lui è Gennarino. Ti chiamano tutti con Nino alla fine, perché sono poverini, giustamente. Un latte! Oddio! Il secondo su tre! Mamma mia, questo addirittura è legato al muro. Chissà che peccato ha fatto. Quale crimine crudele che ha combinato. Non lo so, non voglio saperlo. E qui... Oh! Siamo usciti! Oh! Zio Pera! Ma questo qua chi è? Oddio! Tocca spararlo! Mamma mia, ragazzi, ma è potentissimo, è gigantesco! Aiuto! Oh, mamma mia, io non so tecniche per poterlo ammazzare. L'unica cosa che mi viene in mente è spararlo e basta. Guardalo! Ma poi come fa ad ammazzarmi? Cioè, mi missa sempre! Cosa sta? Mamma mia, come sei brutto, però sei bruttissimo! Questo qua è quello zombie che abbiamo visto prima, ragazzi, è proprio lui! Se mi avvicino così, così ti colpisco di più, ti faccio più danni. Ci siamo quasi, Sì! Vai giù, nell'oblio. E non voglio buttarmi anche io, perché secondo me potrebbe essere veramente brutto come cosa. E adesso... Oddio, una macchina! Che cos'è sta? Ma cosa c'ha lì sopra? Delle patatine? Sembrano le patatine del Mac, queste cose, Va bene, non mi vado a domande. Basta che saliamo sopra! E si parte! Nemmeno tutta una famiglia, tutta una generazione di poliziotti è riuscita a fermarmi! Godo! E qui c'è la donna poliziotta! Un'altra prigione! Devo chiamare un compare. Gigino! Ma uffa, ma sono di nuovo in prigione! Gigino, io non ne posso più! Ogni
ogni volta ci ritroviamo sempre in una prigione diversa. Questa volta, perché ci hanno rinchiuso? E soprattutto, dove ci hanno rinchiuso? Che razza di prigione è questa? E chi è questa tizia? E allora, da quel che so, come vedi dai muri, è una prigione per solo ragazze. E scusami, che cavolo ci facciamo noi qua dentro? Perché siamo in una prigione di solo ragazze? Io non mi sembro una ragazza. Ho fatto un casino, lo ammetto, ho fatto un casino. Cosa hai combinato adesso? Avevo sentito di questo party di sole ragazze, dove sai, si giocava con le Barbie, tutte cose fighissime. E io volevo giocarci e mi sono travestito. No. E mi è caduta la parrucca. La parrucca. E scusa adesso per curiosità, posso vedere questa tua parrucca? Ecco qua, guarda, sono Gigina. Io veramente non ho parole. Cioè, come l'ho fatta a scoprirti? Ti giuro, sembri veramente una ragazza. E adesso cosa faccio dentro sta prigione? Perché poi ogni volta che ti arrestano mi ritrovo anche io? E c'è pure Barry. Guarda, lo hanno riempito di baci. Ma che cavolo? Che raccogli? Cosa ho raccolto? Ma vogliono farmi shoppare Barry. Non va bene questa cosa. Va bene, allora, proprio perché è una prigione di sole ragazze, non so perché, ma ho sempre più voglia di voler scappare. Qua vedo che c'è un buco, ma non posso scavare a mani nude. Ma qua c'è una torta, non la vuoi mangiare con me? Non capisco perché dovremmo mangiare una torta. Perché subito non farti vedere! Non farti vedere! Togli la mano! Eccomi, eccomi! Wow! Ma dove siamo? Ma guarda lì! È tutta la famigliola femminile! Guarda sul muro! Allora, c'è una birrina un po' cicciottella e bassa. Poi c'è birrina grossa e muscolosa. Birrina robot! E poi un'altra che è tipo tutta allargata e una minuscola. Io non so veramente cosa aspettarmi. Che bella famigliola! Vabbè, Gigi, non diamoci la... Oddio! Cosa cavolo facciamo? Io mi metto giù. No, aspetta. Possiamo provare a parlarci con la signorina. Signorina, salve. Lei vorrebbe uscire con me? No, è scappata. È scappata via. Io volevo fare un appuntamento romantico e mi ha preso. Mi ha dato il palo. Godo tantissimo. Io a sto punto, dato che siamo in questa prigione, potrei innamorarmi. Lo so, Gigi, non lo so, potrebbe succedere. Ci sta spiando! Maxi, lo so perché ci sta spiando. Mi sa che è una cotta per te. Ah, una cotta per me? Ok, allora, Gigino, in queste situazioni sai come bisogna fare? Bisogna far finta di niente. Un pochino fare fighi, no? Quindi, atteggiamoci un po'. Sono veramente muscoloso. Guarda qua che braccio. Sono veramente muscolosissimo. Sì. Ah, ma tu c'hai ancora quella parrucca in testa. Levatela, che mi fai le brutte figure. Ma no, mi rappresenta. Levati quella parrucca. Ma perché devo togliermi la mia parrucca? Bene, ora continua a fare il figo. Cosa fanno solitamente i ragazzi fighi? Giocano a calcio e vanno in moto. Vanno in moto e allora andiamo sulla nostra moto. È un po' triste avere una moto immaginaria. Vediamo se nel negozio c'è una moto da poter acquistare. Non c'è la moto, ma vedo che ci sono dei poteri veramente molto interessanti. Oh mio Dio! Questo è perfetto! Diventi muscoloso! Mamma mia, saranno tutte tue! Oh mio Dio! Ma quanto sono grossa! Salve signore. Ma salve, guardi la mia potenza. L'ho messa a sedere talmente che sono potente. Sì, prego, mi segua. Io sono muscoloso. Tutte le ragazze devono essere innamorate di me, ovviamente. Mamma mia, vorrei proprio essere come te. Certo, però forse credo di essere un pelino troppo grosso. Quindi per il momento, diciamo, tono normale, ok? Max, vieni qua. Guarda qua sotto. Ma cavolo, ma c'è la signora. No, si sta studiando le mie foto. No, mamma vabbè, mia. Io non ho parole, Gigino. Questa qua è proprio pazza. Ti vuole proprio tutto. Effettivamente, se ci pensi, lei mi ha arrestato. Cioè, io, nonostante io non avessi fatto praticamente niente, lei alla fine voleva arrestare solo te. Ma mi ha portato in prigione soltanto perché poi voleva rimarchiarmi. Ma adesso non mi sembra volermi tanto bene. Mi stai seguendo? Mettiti i muscoli, mettiti i muscoli. È vero, i muscoli sono una soluzione. E allora vado, vado. Vai. Sono tolti. Ma c'hai dei muscoli tarocchi, secondo me. Tu usi le cose cinesi. Gigino! Pronto. E mi sono scoppiati i muscoli. Non c'ho più il potere. Ma ti hanno fregato, sbaglio? Sì, perché io ce l'avevo nell'inventario, te lo giuro. Adesso mi è completamente
completamente sparito. Non capisco come. Io ti ho detto che non dovevi mangiare quel fagiolo. Non potevano mica essere infiniti. Io volevo rimorchiarla con i miei super muscoli. Va bene, non fa niente, perché ricorda, si è belli sempre e comunque non bisogna diventare muscolosi per finta per farsi piacere. Oh mio Dio, e là cosa sta facendo la signora? Ma quella destra è bellissima. Ma quale, quella lì? Oh mio Dio, ma quella più grande? Esattamente. Tu hai dei gusti veramente molto strani, fatelo dire, non farti colpire dal coso rosso. Ma vai tranquillo. Qui non possiamo entrare mica nella stanza, vero? No, non possiamo, no. Va bene, allora dobbiamo evitare in ogni modo possibile queste telecamere che ti inseguono tantissimo. Cosa stai facendo? Sto salutando il mio amore. Mi vado veramente bene con lei. Potreste sposarvi, fidanzarvi, fare un bel bambino. Solo uno. Non volevo esagerare, però va bene. Se ne vuoi di più, va bene, meglio per te. Adesso usciamo da questa stanza, che sono troppo di distrazione queste ragazze. Noi siamo dei Giga Chat, Gigino, ricorda, non dobbiamo farci distrarre dalle ragazze. Ma c'è il Pino il contadino. Ci sta salutando, io non so chi sia, perché cosa vuole da noi non ne ho più pari idea. Comunque, credo che con queste sedie dobbiamo costruirci una sorta di scala. Ma quanto sei intelligente. Hai visto, guarda, scala 1 e ma poi sali sopra. Aiuto, è un po' di... niente, mi è caduta la sedia, mannaggia. Beh, aspetta un attimo, se... Mi devono dare una laurea in architettura ingegneristica. Io te la darei in testa la laurea. Ma dai, ma perché? Dai, muoviti. Ma guarda com'è scarso. Dovrei proprio dire a quella ragazza che non sei proprio muscoloso e che sei un po' scarsetto. Ma stai zitto! Dai, nella mia vita, poi faccio brutta figura e non faccio i bambini. Va bene, allora starò zitto, giusto perché ti voglio bene, eh? Siamo finiti nel bagno! Aspetta un attimo, ma quindi questo è il bagno delle ragazze! Vedi se qualcuno qua dentro, vedi se qualcuno, vedi se qualcuno! Mamma mia, che maialino che sei, Gigino! E qui c'è uno specchio con un tuo disegno e con scritto vicino noob! Dai, non piangere, non piangere! Oppure se devi piangere, potresti piangere all'interno di un cesso! Tieni, credo che questo sia dato... Quanta merda! Oh mio Dio, che schifo! Ma è Oh, senti la fragranza! Ah, che schifezza! Madonna mia, wow. Qua che c'è scritto? Sorry burrito! E qua dentro invece... Ah, Dio! Ho fatto una brutta figura con la mia crush, no! Ma le ragazze sono così belle quando cagano! Ma io non sapevo neanche che cagassero, sinceramente! Dai, scendi giù! Come? Wow. No, non è possibile. Non è possibile. La palude scricchiana. Anche qua, come ogni santa volta, c'è sempre la cacca, la melma e quello che vuoi dello shrekking. È incredibile. E fammi saltare sopra questi pilastri che a quanto pare reggono veramente poco. Mamma mia, io che poi sono così lungo. Ma attento che pure qua credo che non durino molto. Salta veloce. Vai tranquillo, io sono un giga chat. Guarda lì chi c'è. Ma cosa sono quei cosi fluttuanti? Mi sta salutando comunque. Mi sta salutando. Ciao, sono io. Sì, sono proprio io. Sì, vorrei diventare muscoloso in questo momento. Aspetta, magari se mi ammazzo mi si recupera il potere. No, ma non credo. Infatti no, ma che palle. Ma perché c'ha dei cetrioli? Non lo so, perché Gigino, boh, saranno buoni, fanno bene alla salute forse? Beh, sì, io li mangio spesso con le zucchine. Non so perché, ma entrambi hanno una cosa in comune, non diciamo cosa. Comunque è sparita. Dai, soltanto perché mi sono avvicinato. È un po' timidina la ragazza. Ma ora dovete andare nella vent oppure in questa porta. Io so che nella vent ci sono gli impostori. Io sono un impostore. Allora io vado nella porta e non riesco ad entrare. Okay. No, invece sono entrato. Aspetta, mi sa che c'è una cosa segretissima. Il trofeo melmoso della Shrekking. Lo voglio anch'io. Arrivo. Ehi, non puoi averlo anche tu. Soltanto io lo posso avere. E poi io sei arrivato secondo. Non puoi. Ho preso. Ehi, è mio. È arrivato il momento di andare in questa vent. E qua. Oddio. Signorina, sta dormendo. Allora. No, non la svegliare. No, torna indietro. E qui che cosa c'è? C'è un uomo barbuto. Anche lui è rimasto intrappolato nella prigione. Che facciamo? Lo lasciamo libero? Sì, lui è mio zio. Vai, zio. Ma come tuo zio? Possiamo farlo diventare. Cosa sta facendo? Ehi, ma. Ah! Mi ha preso! Vabbè, allora apriamo lui. Io scappo! Scappa! Apri anche lui, apri!
così magari in tre la sconfiggono. Ma speriamo, perché sennò veramente è troppo sì! forte. Sì, l'ho sconfitta, Gigino. Oddio, però aspetta, non sono tanto felice in realtà. Lei è la mia crush, amore mio. No, no. Wow, ma che bella chiave, tutta mia. Sì, oddio, effettivamente c'è la chiave. Vabbè, Gigino, mi sa che l'amore dovrà aspettare. Io adesso ho bisogno di evadere da questa prigione. Non fa per me. Mettiamo la chiave dentro questa gigante serratura. Effettivamente è tutto molto enorme. C'è un treno? È il trenino Thomas. Ma da quando nelle prigioni ci sono i treni? Non lo so. Va bene, Gigino, sali sopra. E dove ci porta questo bel trenino? Non ho la più pallida idea. Io spero semplicemente fuori da qui. Ma non siamo usciti. Oh mio Dio, guarda sul muro, cosa c'è? Cos'è quello? Lei dovrebbe essere la mia crush, ma devo dirti la verità, Gigino, non mi piace così tanto più. Non ti voglio più, amore mio. Mi sa che fai bene, guarda che braccio che c'ha. È più muscoloso del mio, più di quanto lo ero prima, perché sai, prima ero muscoloso, poi non so cosa è successo. Oh mio Dio! Però Gigino, così siamo sempre più vicini a scappare finalmente. Possiamo farcela piano piano. Però sono sicuro che sicuramente dovremo affrontarla in qualche modo. Ma io non voglio, perché in fondo l'amo ancora un pochino. Ma hai visto che brutta faccia c'ha? Secondo me non è davvero una ragazza. Secondo me è ben ritravestito e truccato. Non so perché, ma ho questa impressione. Però cavolo, è dimagrito un sacco. Parlavi di gente dimagrita? Sì, perché? Ecco, perché qui c'è una ragazzina che sta un po', diciamo, mangiando un po' troppa roba. Forse anche scarti di monnezza, sinceramente. Cosa facciamo adesso? Io la andrei a salutare, magari mi dà un bacino e magari anche un panino. No, aspetta! Vabbè, io lo sapevo! Dobbiamo sconfiggerla con questo! Oh mio Dio! Ma un cannone sparacibo e sta mangiando ogni singola cosa che gli sto lanciando! È diventato enorme! L'ho sconfitta! E l'ho addirittura fatta esplodere! L'ho fatta mangiare talmente tanto che ha fatto spam! Ma perché ogni di loro nasconde sempre una chiave? Ma dove se ne mettono queste chiavi? Secondo me nel sederino è comunque una chiave shrekiana! Apriamo subito questa porta! È pieno di poteri! Tra cui l'uomo super muscoloso che mi hanno rubato. Però qui c'è una macchina. La macchina con cui posso rimorchiare. E ora che devo fare? Questo super mega percorso? Ma che figo! Non ci posso credere, esistono anche boost. Ed è veramente molto pericoloso, perché qua sti cosi rossi, guarda che non sono facili da schivare. Infatti bisogna andare piano piano, non bisogna usare boost, secondo me. Vai uomo! Facciamo vedere che noi siamo dei veri uomini e che dobbiamo scappare da questa prigione per fighette. Facciamo vedere che abbiamo i peli sulle ascelle. Oddio, forse è meglio non averli, sinceramente. Va bene, vai, ok, slalomo tutto. Io sto vedendo un disegno abbastanza inquietante. Solo tu ti potevi innamorare di questo sgorbio. Senti, parlo che sei innamorata di quella lì con, cavolo, il tatuaggio sul braccio. E quindi? Niente, veramente niente, guarda. Vieni. E qua dobbiamo andare con i trampolini. Vai! Wow. Sai che io ho vinto una medaglia d'oro sui trampolini? Mm-hmm. Chi salta più in alto? No, chi cade più in basso. C'è il contadino! E non solo! C'è anche l'uomo muscoloso! C'è anche altro uomo muscoloso! Ci sono anche altre cose strane! E c'è un robot che mi sta inseguendo con dei laser! Ma chi l'aveva visto? Mi sa che ce ne dovremmo tipo andare, lol! Ok, piano piano stiamo conoscendo tutta la famigliola così bella! All'inizio sembrava così tanto allegra, invece adesso mi sa proprio che non lo è! Mi sa che bisogna fare parkour qua sopra! Bella idea! Oddio, cos'è sta roba? Un secchio? Aspetta, forse glielo devo buttare in testa! Prendi questa, stupido robot! Ho la sua testa. E con la sua testa cosa posso fare? Io non vedo perché debba servirmi di una testa. Stupido, la devi mettere qua. Ah, ho capito. E quindi per uscire da questa stanza doveva per forza morire? Che cosa strana. Ma va sì, ma a noi non ci interessa. Finché non moriamo noi. Automat drink cola water. Oh, oddio. Ah, wow. Sono diventato velocissimo ancora una volta. Vabbè, cosa sta... Mi sto buggando tantissimo. Ma aspetta, ma io pensavo fossero spine. Ma qua sotto è pieno di...
Un esercito di robot! Ma come, non sono spine? È un esercito di robot femmine! Oh madonna, queste qua ci distruggono! Ma noi siamo dei macho man. Puoi essere macho man quanto vuoi, ma se c'è un esercito di 20 miliardi di robot, io non vedo come tu possa sopravvivere, sinceramente. Sai, Ranger, puoi venire un attimo? Io vengo, però secondo me l'unico modo in questo momento per scappare, Gigino, è trasformarci in uno di loro. Io non posso, ma tu che hai la parrucca, fallo. Vai, Gigino, per la patria! Eccomi qua, sono una VIP. Va bene, signorina VIP. Wow, ma sei davvero affascinante. Mi guidi tu per questa prigione? Vieni, seguimi. Mia dea! Cos'è? Ma è un sparacannone? Bisogna cercare in qualche modo di farlo partire sto cannone. Io non credo funzioni. Ma è davvero inquietante se mi avvicino. Ma ci sono passato attraverso. Ci sono dentro la testa. Ma non c'è il cervello. Non ha nemmeno il naso. Effettivamente assomiglia un po' a Voldemort. E qua cosa c'è dietro questa porta? Una ventana. Ok, dai, dobbiamo costruirci come al solito le nostre scaline. Vai, piazza tutto. Eccola, la palla di cannone. Eccola. E ora bisogna metterla nel cannone. Oh, meraviglia. Attento, levati. L'abbiamo scappita. Ciao ciao, sayonara. Questo è perché non hai voluto metterti insieme a me. Io provavo veri sentimenti. Oddio, ma perché da qui c'è del sangue? Proviamo a vedere. No, io non entrerei, sinceramente. Andiamo avanti. Ricorda, chi si fa i fatti suoi campa 100 anni. E sono morto. E quella, che cavolo. No, vabbè. Cioè, era così bella all'inizio. Adesso ti è trasformata in un polipo. Il prossimo passo, sai quale potrebbe essere? Un capibara. Capibara. Ecco qui la porta di aperta. E ora note, it's random. Random? Ma sono io! Sì, l'hai conquistata! Dove dobbiamo andare? Nello scivolo delle ragazze o nello scivolo dei ragazzi? Io sinceramente non vorrei entrare in quello delle ragazze, perché sono un vero macho e non entrerei mai nel tubo delle ragazze. Però, essendo una prigione per ragazze, forse vuole solo delle ragazze. Non lo so, io ti seguo, se sopravvivi vengo. Credo proprio che per questa volta seguirò il mio cervello, non il mio cuore. Andiamo nello scivolo dei maschi! Sono morto. Ok, allora andiamo dall'altra, easy. E questi qua qui sono adesso, sono sempre strani. Questa qua è la versione piccola. Guarda con studente che gli esce qua, fa veramente paura. Ma tu stai crescendo, non so come facciamo ad uscire da qua. Non lo so, ma questa sta facendo degli esercizi. Oh mio Dio, lei è veramente macho. Guarda qua, la madonna, ha spezzato il peluche. Bisogna trovare un bottone. Quindi diamoci una mossa. Trovato. Mamma mia, ma tu sei veramente Detective Conan. Dai, muoviamoci, che questo posto non mi piace affatto. E qui c'è la palestra. Oh sì, andiamo a fare i pesi. Io ho paura di entrare nella palestra. Potrebbe esserci qualcuno di veramente muscoloso. Amore mio, vieni. Ehi, potrebbe essere una brutta scelta secondo me. Oh madonna. E lei niente, ci ha fregato. Vedi, l'amore fa sempre brutti scherzi. Enorme. Oh, Gigino, mi dispiace lasciarti dietro, ma devo andare. Sayonara. Oh mio Dio! Chi è questa grossa? È caduto l'ascensore. Ci siamo finiti in una caverna. Dobbiamo scavare. Ma ci sono pure gli ostacoli nelle caverne adesso. Pure se uno si mette a scappare dalle prigioni, ti fanno anche gli ostacoli nella via d'uscita. È incredibile. Guarda che disegno strano. Ci sono degli uomini con delle lance che cercano di sconfiggere Donna Berry. Ma che cavolo è? Una donna primitiva che proviene da gli uomini del Neanderthal? Magari, sai che... Non so perché, Gigino, ma questa prigione di sue ragazze sta iniziando a preoccuparmi veramente tanto. Anche a me, è ora di uscirne al più presto. Era così bella all'inizio, tutta bella rosea, colorata, allegra. E invece adesso non mi piace proprio, devo essere sincero. Devo andare assolutamente via da qua. E mo dobbiamo prendere sto coso? Vai! Ma... Oh, cavolo. Stiamo andando in una mineshaft. Può essere, ma a me si sta buggando. Ehi, dove sono? Aiuto, c'è un bug. Sto andando in iperspazio. Anche io, mi sa che c'è qualcosa che non va. Aiuto. Io sto chillando. Ah, tutto morto. Ok, tutto, va bene. Tutto perfetto. E ora dove siamo? Ci sono dei cani. Mancavano solo i cani adesso. E il prossimo cos'è? Abbiamo una ciambella robot. Ma non lo so, tu devi soltanto correre adesso, perché questi cani appena superi l'Egitto ti vorranno ammazzare subito.
Bisogna fare proprio flash. Wow, aiuta. Io ho paura dei cani, Gigi, non so se te l'ho mai detto. Ma che paura stupida. Vabbè, ma perché tu non hai paura di questi cani robot pazzi scatenati che ti vogliono mangiare in 2000 pezzi? No, grazie, già uno prima mi ha accarezzato un po' troppo. Ecco. Ma questo, una Ferrari. Finalmente, guarda, non ne posso più, non so te. Vada via, se! Non promette niente di bene. Ma sta piangendo. No. Forse perché si è sentito il cuore spezzato per colpa mia. Non farti perché... fregare. Dai, ma secondo me ha bisogno di affetto. No. Vieni qua. Cosa è successo? Oh mio Dio, ma sono un robot. È diventata una battaglia all'ultimo sangue tra robot giganteschi. Prenditi queste spadate. Io mi fidavo di te, berriona. Ma c'era pure scritto It's a Trap. Vabbè, che palle. Aiuto. Senti, non sono famoso per la mia intelligenza, però io te l'avevo detto che era una trappola. Tu non sei innamorato, io lo sto facendo contro voglia perché io provo dei sentimenti per lei. Ma stai zitto che sei un pippone sei. Ok, effettivamente è vero, era una scusa. Posso mai innamorarmi di un robot? Dai, muori. Distruggiti, brutto robot. Oddio, ma sono molto felice. Bene, siamo scappati. Prendiamo l'elicottero. Finalmente ci siamo, forse, Gigino. Finalmente il nostro desiderio è giunto al termine. Questo ragazzo ci ha dato un gran bel filo da torcere. Ma dove stai andando? Ma... ho visto una cosa. Ma che cavolo. Vabbè, non mi farò domande. Oggi siamo Super Sprison. Ma io e Gigino avremo i cuori personalizzati. Girando questa ruota della fortuna sbloccheremo ogni volta un cuore diverso. E indovinate un po', ogni cuore ha un potere super potentissimo. Chi arriverà per prima dei due alla fine della mappa? Scopriamolo. Ma non di nuovo qua, no, non ne posso più di stare qui dentro. Allora Gigino, sì, lo so, siamo di nuovo da Barry. Ormai il signor Barry lo conosciamo bene come le nostre tasche. Ma attenzione, perché quest'oggi c'è un plus, una novità incredibile. Sentiamo un po', qual è questa novità? Ti ho mandato un link speciale, aprilo insieme a me. Ma cos'è questa cosa? Ma c'è uno scheletro bruttissimo. È vero, quello lì è il cuore della morte. Perché sì, oggi Gigino andremo a sbloccare dei cuori personalizzati che ci danno ognuno di essi un potere diverso su Barry. Allora, visto che siamo all'inizio, al primo livello, vediamo quale sarà il primo che sbloccheremo. Chi spinne per prima? Spinno io o spinni tu? Io che sono un master spinner, guarda qua. Oh, vediamo un po' che cosa ti esce. Io non so cosa fa però. È il cuore di ghiaccio. Te lo spiego molto velocemente. Il cuore di ghiaccio mi potrà frizzare per 20 secondi quando vuoi tu. Per 20 minuti. Mi piace. Vai, va bene. No, non 20 minuti, 20 secondi. Va bene, spinniamo anche la mia di ruota. Vai. Io spero nel cuore della morte, che è quello là più potente secondo me. Vai. Ma come? Il cuore god. Mi darà il code blaster. Noti qualcosa, Gigino? Ma c'è apparso un bellissimo cuoricino a sinistra. E tu quando vorrai potrai cliccarlo e farlo, diciamo, funzionare. Ah, e mi ero dimenticato di dirti una cosa veramente molto importante, caro Gigino. Questi cuori, diciamo, saranno molto importanti. Perché questa qui tra noi due oggi sarà una gara. E il vincitore di questa gara vincerà 1000 euro. Ma posso usare il jetpack? No, che non posso usare il jetpack. Uffa. Non esiste il cuore del jetpack. Oh, non banare, Gigino. Non ti azzardare a banare, che bomba mia che ti ritombino. Ma scusa, ma è cambiata la mappa? Sì, è un pochino cambiata. Bene, finalmente. Io posso comunque decidere di utilizzare il mio potere, perché io ti ricordo che ho sbloccato il mio cuore God Blaster. E questo significa che posso utilizzare il God Blaster quando voglio. Mi ha fatto morire. Ma non ho fatto niente. No, Gigino, mi hai distratto. Però direi che secondo me iniziare ad utilizzare un pochino il mio God Blaster. Potrebbe essere veramente interessante. Dove sei che ti devo un po' God Blastare? Mamma mia, c'è proprio una mina di cacca. Senti, non sfidarmi, è che io ti ammazzo quando voglio. Senti, però quante volte lo puoi usare quel coso? Non lo so, sinceramente, però credo che appena il cuore scadrà me ne accorgerò da solo. Ma per adesso muoviamoci.
c'è? Bisogna un attimo avere un po' di concentrazione, perché se continuiamo così andiamo veramente male. Ehi, ma questi così non si alzano in tempo però. Ma ci sono qua le mine, ma è cambiato tutto. Infatti, Giorgino, ma tu quando credi di voler utilizzare il tuo cuore di ghiaccio? Io lo uso nei momenti astuti. Va bene, tanto adesso non ti conviene perché effettivamente sei avanti. Comunque siamo allo stage 3, guarda che tra poco possiamo già sbloccare il prossimo corazon. Oh, vuoi il mio corazon? Sono esploso. Che pippone. Senti, guarda che quelle mine non me le aspettavo. Hanno cambiato la mappa. Cambia il cuore. No, no. Dai. Fai veramente schifo, io tiro dritto. No, Giorgino, dai, non vale. Adesso devo stare fermo per un sacco di tempo. Ma senti, tu mi hai blasterato 5 volte, cosa vuoi da me? Non erano 5, erano giusto 1 o 2. E comunque, tranquillo, perché io appena mi potrò muovere, cioè? Mamma mia che ti combino. Se riuscirai a prendermi, che qua io sto andando veloce come una fenice. Certo che riuscirò a prenderti, perché ricorda, mai mollare. E io non mollo mai, mica come te. Sono arrivato dal signor Perry e dato quel Ghost Blaster, Gold Blaster, come cavolo si chiama, lo utilizzo per distruggerlo. E ora sto arrivando, Gigino, sto arrivando. Sono qua. Già ti ha superato, hai visto? E tu adesso non hai più il potere del tuo cuore di ghiaccio, mentre io il mio God Blaster ce l'ho ancora. Quindi posso, quindi posso utilizzarlo contro di te. Ma scusa, com'è che funziona il mio cuore se ne va il tuo no? Ci sta chi ha il cuore più forte e chi ha il cuore più tarocco. Vediamo un po', potrei God Blastarti un pochettino. No! Che è successo? No, è scaduto. Pippone. Oh, sono arrivato in bagno. E questo sai che significa, Gigino? Che sono allo stage 5. E lo stage 5 significa altro cuoricino. Altra spinnettata. Vediamo un po' quale cuore mi esce. Tu intanto sei ancora indietro. Ma muoviti. Ma che indietro? Sono arrivato, pronto. Attenzione, il cuore della morte. Ma no, ma no, no. Tu stai taroccando qua il gioco, eh. Il cuore della morte, Gigino, quando deciderò di utilizzarlo, ti farà stare immobile finché non morirai. Quindi se voglio potrai farti stare immobile, bebo, per tipo tutta la partita. Però adesso tocca a me spinnare. Spero anch'io nel cuore della muerte. Ehi, ma te non si è tolto quello che hai sbloccato prima? Cos'è questo bug? Non lo so, il cuore God. No, 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 tutto ma non il cuore God. Allora, Regina, possiamo fare un accordo di pace? Perché qua, diciamo che abbiamo entrambi il coltello dalla parte del manico. Tu puoi utilizzare il cuore God, quindi puoi God blastarmi quando vuoi. E io posso utilizzare il cuore della morte, che è comunque un cuore molto importante, non credi? Sì, ma una domanda, no? Se tu mi blocchi, cioè io lo posso usare comunque il mio cuore. Oddio, tecnicamente sì, potresti. Ma molto bene, ho già una strategia in mente. Io vado via, così non mi puoi neanche più vedere e non c'è più, non ci sono problemi. A sayonara. Ma cosa sayonara? Vieni qua, fetente. Godo. Va bene, tu vai avanti, tranquillo, io ti guardo da dietro così non mi puoi God Blastare. E quando voglio io, cuore della morte, quando meno te lo aspetti, Gigino. Finalmente, ecco, mi sto arrivando. Che fetente che sei. Che fetente che sono. Che fetente che sei tu. Hai utilizzato il God Blaster in una maniera poco giusta, dai. Ma perché dici questo? Non capisco. Stai per... No, io non capisco. No, madonna, ma ti giuro. Ti giuro che se voglio ti posso frizzare per quanto tempo voglio io, che tanto se sei lì non puoi morire in nessun modo, sappilo. Bene, sono arrivato. Fai il bravo. Accuccia. Ho la schiena un po' storta, vieni qua. Accuccia con quel tuo God Blaster, per cortesia. Va bene. Ti lascio in pace per 2 minuti. Ah, madonna, grazie. Madonna, io oggi non riesco a giocare. Mi sto mettendo troppo sotto pressione. Questo fatto che tu hai il God Blaster e io no in questo momento. Dai, che ce la fai. Primo saltino, bravissimo. Veramente
un fenomeno. Allora Gigino, io non so se lo sai, ma tua zia, no? Così? Vuoi dire mia zia Livia? Esatto, tua zia Livietta, no? Lo sai, sì? Che fine farà dopo questa partita, vero? Che fine farà? Dimmelo. Andrà a lavorare al McDonald's. Però, invece dello stipendio normale, ti regaleranno un panino ammuffito. Beh, è sempre meglio di niente, scusa. Però guarda che, secondo me, quel panino io non lo mangerei, fossi te. Dai, allora, dai, comunque sto fatto che sei davanti a me non mi va per niente bene. Sei morta, eppure io. Ma guarda, ma tu parli troppo presto, secondo me. Sì, ma non è... Ma stai tornando indietro comunque, non vorrei dirtelo. Grazie di avermelo detto. Madonna mia, sei proprio scemo. E io stavo perdendo contro uno come te. Sai cosa mi servirebbe adesso? Il cuore della super velocità. Quello lì che una volta che ce l'ho finalmente sono veloce e non ho problemi. Oh, finalmente ce l'ho fatta. E intanto sono avanti, ormai non ci arrivi qua davanti. Ma cosa sei, ma sei un cicco mano? No, io non sono un cicco mano, sono semplicemente il più forte di questo gioco. E aiuto! E guarda un po', Gigino, mentre tu sei indietro e stai proprio chillando. Io sono allo stage 10, quindi posso sbloccare subito il mio nuovo cuoricino. Questo è un problema. Partiamo subito con lo spino. Che cavolo stai ridendo? Tutto bene? Sì, sto benissimo. Ho il cuore calamita. E questo sai che vuol dire, Gigino? Che ho la telecinesi. Ma tua sorella. Senta, adesso devo spinare anch'io perché sono arrivato. Se non mi danno il cuore della morte, io quitto. Dai, il cuore della morte. Il cuore della morte, vieni da me. No, mi dispiace, ma non lo trovo. Non ci posso credere. Non ci posso credere! Hai anche tu il cuore della telecinesi? Hai capito molto bene, marinaio! Tranquillo che ce l'ho anche io, quindi inizierò ad utilizzarlo io! E non ti staccherai mai più! La uso anch'io! Vieni, mi disguardo, ma non riuscirai mai a prendermi! Ho preso Barry! Vai giù dalla mappa, vai giù, nel frattempo scappo via! Coro scappo via, c'è la polizia! Ma in questo caso no, perché ci sei tu! Cosa stai facendo? Sto chillando, mi sembra logico. Allora sai che ti dico, Gigino? Mentre tu sei là e stai chillando, cuore della morte! Ci sono pezzo di merda! E adesso tu rimarrai là bloccato perché non morirai. No, Barry, vieni. Guarda, c'è Barry da me che sta chillando. Se lui venisse da me, Barry, sono qua. Prova a richiamarlo con qualche tua maniera particolare. Magari vedi che ce la fai. Non viene! Ma cosa sei, la cicala? No, sono un piccione. Non sapevo che i piccioni facessero. No, niente, si ferma a chillare. Guarda, ti sta pure salutando. Guarda che non c'è niente da fare, mi sa. Rimarrai libero un bel po' di tempo. Va bene, allora mi sa che vado alle Bahamas. Ma assolutamente no. E tra l'altro c'è il mio Barry lì sotto, che lo vedevo un pochino troppo avventuriero, Stava facendo salti che non potrebbe fare. Io nel frattempo continuo a salire e me la cillo, mentre tu sei là. Io continuo a girare, sono un Beyblade. Il giro della trottola e il salto del canguro. No, sei caduto giù. Questo vuol dire che adesso muori. Non ci posso credere! Sei morto! Dai, ma come hai fatto a morire? Ma sei sculatissimo! Ma mi sei buggato! Mi ha teletrasportato nel nulla! Figurati se non ti si buggava a favore! Madonna mia! Allora, quindi adesso ho utilizzato il mio cuore della morte, ma ho sempre il cuore della telecinesi. Io tanto sono troppo avanti per te, non riuscirei mai ad arrivare qui. Ma guarda che adesso siamo ad armi pari, entrambi abbiamo lo stesso cuoricino. Sì, saremo anche ad armi pari, ma io sono proprio dall'altra parte del mondo. Qui davanti ormai non mi puoi fare proprio più niente, caro Gigino. Ma se tu dici, lo vedremo. Aspetterò, ma che aspetterò? Io qua vado avanti, non mi prendi più! Ma dove cavolo sei andato? Basta, mi sono rotto le scarpe. Adesso vado a spinare un colo in maniera totalmente illegale. Cosa? Cosa fai? Non si possono spingere i cuori in maniera illegale. Gigino! Sì, vediamo un po'. Ma non puoi farlo! Cos'hai?
cuore della morte. Ah, Pipino di me, non lo utilizzare adesso, non ti conviene. Perché no? Perché poi se lo utilizzi adesso poi avrai 20 anni di sfiga. Oh, ma io mi sa che non ci arrivo ancora a 20 anni, quindi fa niente. Ehi, no, non farlo, non farlo. Cuore della morte attivato. No, adesso devo essere immobile finché non arrivi da me. Sì, dove sei, piccolino? Sono qui davanti, ma sono immobile, ma posso utilizzare i miei poteri, giusto? O San Giuseppe. Ho pur sempre anche la telecinesi attiva. Vieni qua! Pure con il cuore della morte ti posso torturare quanto voglio! Sorella, tua sorella! Dimmi un po', dove vuoi finire? Nelle sbarre qua dietro illegali oppure vuoi finire sottoterra? Vicino a tua mamma. No, no, lì non ci puoi arrivare, lì non ci puoi proprio arrivare, quindi ti lascio finire sottoterra. Non doveva succedere così. Scusami un attimo, ok, sì. Ma dove sei, Gigi? Sono su una rampa. In che senso sei su una rampa? Non lo so, mi sono buttata giù, questo mondo è crudele. Vabbè, però io comunque ancora non posso muovermi e credo che la mia telecinesi sia scaduta. Volevi fare il furbetto, brutto deficiente? Me lo spiego, mi faccia morire? Che sono rimasto fermo immobile qui senza poter fare niente di niente? Oh, io ce l'ho ancora però il cuore della telecinesi. No, buttiamoti, no, tipo. No, dai, non mi sembra giusto. Non mi sembra giusto. Mia zia, ecco, ciao. Ah, sono caduto. Ma tu sei scemo? Tu sei proprio stupido, Giugino, tu sei proprio deficiente. Tu mi hai fatto morire, tu mi hai fatto morire. Posso muovermi? Ma chi me l'ha dato il cervello? Secondo me te l'ha venduto Ambrogio. Però l'ho comprato su Wish. Sì, l'avrei comprato su Wish, ma secondo me ti hanno fatto una di quelle truffe più clamorose della storia. Dai che sto arrivando adesso, eh. Ora non si scherza più. Ma ecco perché quel giorno c'era lo sconto, ora capisco. E fammi indovinare, quanto l'hai pagato? No, niente, era 100% sconto. Proprio tutto. Quindi era gratis. Sì, ho pagato la spedizione 50 euro. Ok, quindi ti hanno, oltre che ti hanno truffato con il cervello, ti hanno truffato anche con la spedizione. Immagino, esatto. 50 euro perché proveniva dall'Ohio. E quindi, sai, fare le spedizioni dal libro potrebbe essere un po' difficile. No, veniva dall'Ohio. È la stessa cosa, Gigino, Ohio e Ohio. No, è importante la pronunciation. Sì, io ho notato una cosa che tu non hai notato. Io posso fare uno spinnetto? Cavolo, è vero, ma anch'io sono lo stage 15. Ah, io sono 16. Devo farlo anche subito, allora. Cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Cuore santo! Allora dai, dimmi che lo trovo anch'io, dimmi che lo trovo anch'io, dimmi che lo trovo anch'io! Oh, ah! No, no! Anch'io ho trovato il cuore santo! No, tu hai imbrogliato, non è vero che l'hai trovato, no. No, ho imbrogliato, ti giuro che non ho imbrogliato! E adesso lo vado subito ad acquistare! Corrisponde alla cola della gravità che vado subito ad acquistare! Ma sono tipo Bugs Bunny! Fammi vedere un po'! Oh mio Dio! Ok, lo sono anche io! Ma così è molto più easy! Sì, è molto più easy, ma comunque bisogna saper padroneggiare il tuo potere! E io mi sa che tra un poco, dato che ho questa super gravità, ti batterò ancora più facilmente. Tu dici? Non credo proprio. Cavolo, c'è un problema. Aiuto, aiuto, la gravità mi sta facendo brutti scherzi. Sono rimasto incastrato. Devo andare, corri, corri. Ma cavolo, faccio i salti lunghissimi così, aiuto. No, Gigino mi hai superato, Gigino, qua mi sono... sì, mi sono buggato completamente io. Godo, il momento, corri, Gigi. Ah, finalmente ho superato quel salto maledetto. E ora per te non ci sono speranze. Sto arrivando. Sì, ma io sono avanti, cioè nel senso sei lento. E sai a me quanto me ne frega che sei avanti. Tanto adesso ti raggiungo subitissimamente. Ma sei già dallo chef. Sì, sono da Tonino e c'ho una padella in mano. Maledetto Tonino, fagliela pagare. Ma dai, ma non ci posso credere. Ma sono morto perché mi ha preso il ciuffo del capello. Sto arrivando anch'io dallo chef, maledizione. Ma è diventato più forte, ok. Come è diventato più forte? Com'è possibile? Non lo so, mi rallentava, mi tirava delle padellate da lontano. Cosa? Che non lo c'ha? Le padellate Bluetooth? Guarda, anche a me mi ha rallentato. Va bene, io prendo il mio Buzuka. Aia, mi sto spadellando tantissimo. Aia. Ma lì c'è scritto sasso duro stage 20. Un altro cuore. Andiamo! Vai, dammi il cuore della velocità, ti prego! Cuore di ghiaccio! E dammi il cuore della velocità, per favore!
Dai, dai, ma quanto sei sculato, Gigino! Fine! Guarda che non vale, cavolo! Vabbè, scusa, perché adesso non dovrebbe valere? Ma perché sei più veloce e poi arrivi più velocemente alla fine. Dai, fammi un po' vedere quanto sei veloce, perché io non ci credo. Ah, guarda qua, dove sì, 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 aspettami, aspettami, sono lì. No, 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 sono lì, sono lì, aspettami, aspettami. No, no, tu sei andato avanti, fedente! Oh, vedi che ce l'hai un po' di intelligenza. Allora, il tuo cervello di Wish non è del tutto pezzotto. Allora, mentre tu cerchi di fare le tue cose super veloci, io nel frattempo qua, non vorrei dirtelo, ma sono quasi alla fine. Sono esploso. Ma scusa, no? Ma perché non usi il saltone? Hai effettivamente ragione, io non so per quale motivo non ce l'avevo più, ma adesso ce lo ribeviamo subito. Cavolo, il boss finale. Va bene, allora lo sconfiggeremo con tutte le nostre forze. Vai! Intanto posso volare, non dovrei avere problemi in teoria. Oh cavolo, questo qua è cattivissimo, ma se mi piazzo qua sopra. Oh, ho trovato il bug supremo. Ma a me mi ha shottato prima. Meglio così, così muori e posso arrivare alla fine. Dai, che secondo me posso vincere ancora. Posso vincere ancora, posso farcela. Non puoi farcela, non mi puoi fermare, sono troppo veloce. Sì che posso, perché tanto tra poco l'ho sconfitto, questo ludo infame. E adesso arriverò all'elicottero. Sì, l'ho sconfitto, vado, vado. Oh cavolo, ho un problema tecnico, aiuto. Che succede, amico mio? Mi hanno fatto volare via per l'esplosione. Sono finito pure al cancello senza che prendessi la macchina. Sto partendo. No, 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 arrivo anch'io. Easy, easy. Bene, 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 devo seguire soltanto queste frecce. Posso farcela, posso farcela, posso farcela. Aspetta, aspetta, ti do un regalino, ti do un regalino. No, no, niente regalino, niente regalino, niente regalino. No, sto arrivando. Ma quanto cavolo sei veloce, cavolo. Ho ancora il potere del super salto. Posso saltare, posso saltare. Eccolo. Frizza, frizza, frizza. Io mi ero lasciato il culo del frizza proprio per questo momento, Gigino. E ora tu sarai lì fermo che non potrai fare niente. E io sono partito e ho vinto la sfida. Hai parato. Non ho barato, ho utilizzato i cuori con intelligenza e furbizia. Oggi siamo su Roblox, ma la prigione di Barry è stata inondata di lava. Eh sì, è lava vera, perché se adesso noi ci buttiamo, scotta tutto. Riusciremo a scappare in qualche modo tramite dei salti e dei parkour super difficili? Scopriamolo. È pieno di lava, lo sapevo, lo sapevo, l'ho sognato l'altra notte e mi sono svegliato tipo tutto col sudore. Gigino, datti la calmata, anche io che mi vedi sono abbastanza impanicato. Sto facendo delle piroette da un'ora, oh sì. Ma questo sai perché, Gigino? Perché tutta la prigione di Barry è stata ricoperta di lava e servirà una capacità parkouristica del 100.000% per poter sopravvivere. Perché qua, se per caso dovessimo toccare la lava, è morte sicura. Voglio sapere chi mi ha portato qui dentro. Potrei essere stato io, ma senti, bisogna provare tutte le versioni. E da poco è uscita questa e non potevamo non giocarci. Comunque, prima di andare avanti, io vorrei un attimino sglicciarmi, perché sto continuando a rotiare e così è un pochino ingestibile la situazione. Ma perché? Ma stai chillando, guardati. Ok, è tutto a posto. Bene, ora tecnicamente no, qui dovrebbe esserci il letto. Però noi siamo sul letto in questo momento. E quindi, come facciamo a salire là sopra adesso? Facciamo un bel saltone. Gigino, non ci arriverai mai così. Non morire troppe volte, che non si è mai discotti troppo il culetto, poi ti fanno le chiappe arrosto. Meglio di no, meglio di no assolutamente. Immagino che dobbiamo andare prima sopra quel cesso. Ma come ci sarei? Devi fare tipo il salto del... Vai! Ok, il primo salto è andato. Ora io come faccio ad arrivare qua sopra? Non lo so mica. Si arriva qui! Facile, facile! Comunque, Gigino, non so te, ma può tirare un po' di caldo. Sì, ma non. Ma ormai siamo così talmente pro player nel parkour che neanche la lava mi fa paura. Sì, vabbè, ma tanto come vedi la lava qua è finita. Cioè, sopra questa tubatura mica c'è la lava!
No, no, è impossibile. È letteralmente impossibile. Come faccio adesso a scendere qua giù? Non posso toccare il pavimento in nessun modo. Allora, non so te, io ho un jetpack, lo posso usare. Ehi, no, il jetpack va utilizzato soltanto per mali estremi. E adesso non si può, perché adesso bisogna far vedere a tutti che noi siamo dei veri pro playeristi. Oh, ma dove vai? Tu sei avanti, Gigino. Sono come Super Mario, salta sui tubi. Dai, vai, salta, salta. Vedi, però di nuovo non salta un po' troppo sbagliato, perché non si è mai... Che male, mi hai fatto cadere, pezzo di fango. Io? Sì, perché col tuo corpo tutto ciccione mi hai spinto giù. E qua, ma tu devi stare calmo, Gigino. Oggi ti vedo troppo un fire, cavolo. Ti vedo che subito fai prendi iniziative. Solitamente nemmeno con i salti senza lava sei così veloce. Ma sai, on fire, lava. Non fa ridere, assolutamente no. Va bene, allora, immagino che adesso vada veramente presa questa scala. E bisogna fare questa sorta di parkour grazie a queste ringhiere. E da qua dobbiamo riuscire a cliccare il tasto. Perfetto! Mamma mia, che perfezione! La cosa è che questa mappa, oltre ad essere piena di lava, è letteralmente tutta oscura. E qui ci sta una chiave inglese! Sì, aspetta un attimo. Ehi, ma... Gigino, ma perché ti ho visto con il jetpack? Perché mi ha fatto spawnare 10 anni indietro e non ho voglia di rifare tutto. Va bene, ci sta, te lo posso concedere. Ma ora con questa chiave inglese cosa dovremmo fare? Andiamo qua dalla tubatura? Sì, diciamo che gli ha tirato una bella sberla e l'ho aperta. Oh mio Dio, e nemmeno qui possiamo toccare il pavimento. Cosa è successo a Barry? Oh madonna santa, è diventato un Barry di pietra. Oh madonna, questo qui infatti sarà secondo me talmente di pietra che non gli fa male nemmeno la lava. E infatti eccolo. No vabbè, no Gigino, è veramente impossibile. Quasi muore per ogni passo falso che fai. E ora come faccio a scappare da questo Barry che è letteralmente impossibile? Non puoi aggirarlo, non puoi fare niente. Ma poi lui proprio non gli frega niente della lava, è proprio un giga chad. Sì, è un giga chad e soprattutto è fatto di pietra. E la pietra, quella bella cazzuta, non si fa niente con la lava. Gigino, questa è veramente la modalità difficile, altro che quella reale che si chiama duro. Questa è la vera durissima. Sì, il problema è che a me Barry è arrivato allo spawn. Cacchio, no, non aspetto proprio niente di niente. Vai, clicca il tasto. Oh, sto andando, sto andando. Forse l'ho fatta. Vai, prendo le scale, bene, bene, bene. Salgo qua, vado sulla ringhiera e vado avanti. Barry, non puoi venire, vero? Oh, cavolo, mi sto raggiungendo anche qui sopra. Non è possibile, non è possibile. Aia, ma non devi usarlo su di me, il God Blaster. Ho sbagliato, scusa, non ho una mira da Jedi. Allora, io ero riuscito ad arrivare, soltanto che mi sono glitchato in un tubo e sono caduto giù. Mamma mia, che sfiga. Oh, levati. No, Gigino! Senti, non dare a me le colpe se fai schifo. Io faccio schifo. Tu con quella tua stupida testa e quell'asso da selfie maledetta che ti ritrovi mi hai fatto cadere giù. Basta, basta, adesso mi sono incazzato. Il problema con la mia asta, io sono un influencer, ho 20 milioni di follower. Sì, sì, 20 milioni di calci nel culo devi avere. Adesso scusami. Bene, sono arrivato, ho utilizzato un pochino dei metodi un po' casereccia, un po' cittettoni. Però vabbè, dai, diciamo che ero già arrivato qui, quindi me lo puoi abbonare. Che bel bagno. Diciamo che così ti passa un po' la voglia di fare pipì, diciamo. Ma ora esattamente come ci arriviamo lì? Allora, se io faccio un calcolo astronomico calcolando la massa solare, bisogna andare qua sopra gli asciugamani. Ok, quindi poi saltiamo qua, andiamo sui rubinetti e poi facciamo un altro super parkour. Ce la sto facendo. Ehi, tutto bene? No, non va tutto bene, però sono tornato qua per fortuna. E ora salgo sul Cessus e qui c'è pure la puzza di cacca che esce da qua. Guarda che schifo. Dai, ti aspetto, Gigino. Sì? Sente puzza di cacca? Bello, andiamo. Gigino, guarda che sono... Gigino, ma qualche scarso! Utilizza il jetpack e poi muore lo stesso. Muoviti che se lo fai ancora una volta io utilizzo il mio God Blaster contro di te. Ehi, non vale. Sì che vale. E ora finalmente questo cesso d'oro ha un'utilità. Possiamo saltarci sopra. Ma ehi, no, aspetta. Io la mano non la sto toccando. No! Allora, abbiamo bisogno di qualcosa, Gigino. Serve tipo un qualcosa che ci possa far diventare d'acqua. Non lo
so che magari camminiamo sopra la lava e la trasformiamo in ossidiana. Senti, io non sono un Pokémon che mi evolvo, eh. Ma secondo me sì, magari ti evolvi e ti diventano dritti gli occhi. Potrebbe essere ottima come cosa. Ma magari non è che hanno aggiunto qualche nuovo gadget da poter acquistare in occasione di questa nuova modalità? Ovviamente no, dobbiamo soffrire come dei cani. Come dei cani bastonati. Vabbè, dai, per fortuna però almeno molte difficoltà non ci sono. E perché continui ad usare... No, basta! Dove stai mirando? Ma sei stupido. No, è che sto avendo dei problemi con... Non funziona, ora sei fortunato. Ecco! Ah! Ma io l'ho fatto, Legite, che mi spona indietro. Tu non capisci niente. Ancora. Madonna. Leggero. Tanto muori lo stesso da solo. Ora dammi una motivazione per cui non dovrei gold blastarti subito. Ma perché sono così cute? Succa tantissimo. Rimarrai per sempre sotto le mie griffie. Continueremo a morire da soli contro il mondo. Il tuo God Blaster non basterà per fermarmi. Prima o poi ti beccherà, Ciccino. Non credo proprio. Ok, dai, però smetto. Cosa stai facendo? Ehi! Sto facendo quello che ti meriti. Va bene, allora adesso lo userò anche io il jetpack. Facciamo che questo non lo saprà nessuno, va bene? Vabbè, no, non puoi. Tuca, e intanto ragazzi, voi l'avete provata questa nuova modalità tutta quanta lavosa? Io ve la consiglio, anche se potreste scrivere veramente tanto, dato che è difficilissima. E adesso come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Scusami, non c'è niente. Ah, non lo so, non sono mica uno scienziato io. Tu prima facevi tanto il figo e adesso non sai niente, vabbè. Forse bisogna saltare qua sopra. Forse ho trovato la soluzione. E forse sale qui. E forse qui. Oh, l'ho trovato. Sì, l'ho fatta. Ma sei tipo Sherlock Holmes? Sì. Mi manca soltanto la lente di ingrandimento per scovare tutti i segreti più mistici. E ora, madonna mia, tutta questa lava mi mette davvero un'ansia incredibile. E non mi dire che anche qui c'è la palla, no, vero? No, non c'è, almeno non sento rumori. Meno male, almeno per una volta che quella palla non c'è. Vedi, l'unica cosa positiva di questa mappa. Però dai, preferiresti avere una palla e basta? Oppure avere tutti questi mass orribili da dover superare? Boh, a me piacciono le palle, quindi la risposta è scontata. Bene, ok, immaginavo. E la parte segreta esiste ancora? Io ci arriverei quasi quasi con il mio jetpack. Andiamo a dare un'occhiata, Gigino. Magari troviamo qualcosa di ancora più segreto. Ma qua non c'è la lava. C'è proprio qui, che c'era e è stata tolta. No, vabbè. Però vabbè, il mio diamantozzo lo vado sempre a prendere, che potrebbe essere sempre un ottimo trofeo. Ora, Gigino, prima di salire. Allora, già abbiamo visto che c'era quel berry lì all'inizio, tutto quanto sassoso, che allora non vuole niente, nemmeno della lava. Adesso però, se saliamo queste scale, sicuramente avremo a che fare con quel berry orribile cavernicolo. Io ti consiglio di stare attento, Gigino, perché questi berry potrebbero essere veramente pericolosi. E noi dobbiamo essere gli unici a fargli paura, hai capito? Perché se lì non ha paura della lava, dobbiamo essere noi la sua unica paura. Ma io un po' paura, non so te. Un pochino anche io, devo ammetterlo. Però bisogna fare il rito della non paura. Sai qual è? No. Non ho paura! Nemmeno io! L'abbiamo fatto sparire! L'abbiamo sconfitto! Ma questo rito è veramente incredibile! Semplicemente facendo il rito è completamente sparito! Bisogna utilizzarlo un pochino più spesso questo rito, cavolo! Te immagina quanti voti a scuola positivi potevo prendere con questo rito! Però non credo che a scuola possa funzionare una roba del genere, è soltanto per i pericoli più grandi, tipo un berry che vuole ammazzare. E qui? Ok, immagino che dobbiamo saltare proprio sopra questo bordo. No! Come sono morto! Ma fai schifo. Senti, non dirlo più perché lo sai meglio di me che non è colpa mia. E qui adesso faccio come fai tu. Utilizzo il jetpack. Ehi, perché? Perché sono morto ingiustamente. Quindi eccomi qua. Mamma mia, mi trovo. No, e passo anche oltre. Si può così barare, nel senso. Barare? Io non so cosa significhi barare. Ti aspetto qui, amica mia. Saliamo. Andiamo. Io no, io mi immagino adesso. Scusa,
sto volando sulla lava. Ma sei Gesù? Lui camminava sull'acqua, non sulla lava, Gino. Scusami un attimo, noi abbiamo il jetpack. Aspetta, aspetta. Volevo dare un'occhiata da queste parti, perché forse da qui possiamo intravedere se c'è lo chef oppure no. Chef Tonino. Forse Tonino non c'è, è andato in vacanza. Forse ha fatto sciopero perché c'è troppa lava. Forse non riesce a cucinare perché tutti quanti i suoi piatti sono troppo bollenti. Facciamo una gara di corsa, tu corri, io volo. Gigino, ma magari, guarda qui quanto cavolo è difficile. Wow, che ce la sto facendo? Bisogna riuscire a passare soltanto nello spezzone che rimane aperto senza lava. E tu, mica stai usando il jetpack? No, io ti sto facendo da sentinella. Ah, vabbè. Ah! Mamma mia, mi fai schifo. Vabbè, ma tanto dai, tanto morirai anche tu a breve, dato che non stai utilizzando il jetpack. Infatti, ma no, mi sa che sono morto, No! Ma come sei morto? Sì, te lo dico. Vabbè, niente, devo rifare tutto. Uffa. Gigino, hai imballato il distributore. Io? Ma non è vero. Non mi dà la bibita. E non posso fare niente, guarda. Non posso andare avanti, sono letto. Mi sa che è passato Tonino e aveva un po' la pancia vuota. Le ha prese tutte. Va bene, però non c'è problema, perché io ho sempre questa, la Catmod. Che non mi fa niente, altro che jetpack e quelle cose tue da rabbetto. Perché guarda che lo so che utilizzo del jetpack, Ma perché mi dici questo? E ora eccomi qua, guarda, tu che dicevi di essere morto e invece sei arrivato qui, sei proprio una vergogna. Intanto tu adesso com'è che fai andare avanti? Come tutti i comuni mortali. Anzi, i comuni mortali mica tanto, perché mica la lava mi fa niente in questo momento. Io invece diventerò Spider-Man. Ma che Spider-Man, che non ci sono le ragnatele? Ma stai zitto per cortesia, dai. Levati la Godmode. Levati la God Mode! Ha funzionato veramente! Ha funzionato veramente! Mi si è tolto la God Mode! Ma devi sempre rovinarmi tutto! Ho glitchato tutto, io non l'avevo ancora presa la scala, grazie mille! Ah, vabbè, Gigino, io non mi lamenterei, sinceramente. Comunque, nonostante tutti questi ostacoli, sono riuscito a superare il parkour con la scala in mano che mi faceva tozzare la testa. E ora, vabbè, e adesso pure con il vento c'è la lava. Adesso per me inizia una sfida, Gigino, non so se l'hai capito. Cioè? Cioè che adesso io cercherò in tutti i modi di arrivare prima di te alla fine. E se utilizzi anche solo una volta il jetpack, vieni squalificato, Va bene, ma ce lo posso usare l'ultima volta? Ancora una, per favore. Scommetto che lo sto utilizzando. Vabbè, ragazzi, che devo fare? Devo far usare a Gigino il jetpack, sì o no? Ma che succede? Ma Gigino! Oh mio Dio! Ma perché sei qua? Sono diventato invincibile senza Godmode. Guarda, io adesso me li sto prendendo tutti quanti nel sederino. Ma sono invincibile lo stesso. Cioè, scusa un attimo, tu dici io che baro e poi fai questo? Senti, io non ho barato, è stato un bug del gioco. E i bug del gioco non sono mica colpa mia. Fatto sta che io adesso non riesco nemmeno a salire più. Quindi devo per forza ammazzarmi. Alla fine è sempre così, deve finire. Mi ha fatto respawnare qua dietro. E adesso come faccio ad aggiungerti? È possibile. Guarda che sono dietro di te. Ah, ok, allora tutto a posto, dai. Non ci sono i checkpoint. Io che ho fatto questa mappa è veramente stupido. No, ma secondo me l'hanno fatta apposta più difficile, Gigino. Perché prima era abbastanza semplice. Adesso l'hanno proprio trasformata in level hard XXXXXXXL. Sì, ma come si va qua? Aiuto! Non piange, dai. Tutti sono nati scarsi. Prima o poi si può tornare forti come prima. Ma in realtà tu non lo sei mai stato forte, quindi sarà veramente difficile per te. Ok, siamo di nuovo insieme. E ora il primo che muore gli puzza il culo. Ma tu sei immortale. Non sono immortale, non è vero, era un bug. La God Mode non ce l'ho da un pezzo. Beh, l'hai tolta pure tu, ma ti dimentichi. Sono caduto. No, basta ragazzi, non ne posso più. Raga, dovremmo squalificarlo da questa sfida o no? Perché secondo me tutto quello che sta facendo non è valido per niente. Ma scusa, se il gioco mi dà la possibilità di usarlo, io lo uso. Ma non potresti avercela in teoria. E poi perché è tutto così buio? Qua di solito c'è sempre tanta luce. Ok, al cardiopalma. Ma cosa stai facendo qua sopra? Si sta chillando, guardami. Adesso ti faccio un nuovo passo di danza. Si chiama la scala move. Andiamo. Mi hanno tolto un po' di difficoltà. Qua c'era quel laser, l'ho detto.
E per fortuna adesso non c'è proprio nada de nada. Ma significa che non siamo più i duri di una volta. Non c'è lo chef! Non c'è lo chef! È sparito da prima! Ma quindi ci sarà il robottone finale? Questa è una bella domanda, Gigino. Vorrei proprio scoprirlo. Soltanto che adesso non so dove cavolo devo saltare. Ma sei sicuro che bisogna andare lì? Sono abbastanza certo, perché in teoria uno salta qua, mezzo che si arrampica e poi arriva qua. Oh, yes! Oh, guarda qua, sono anche un parkourista. Grandissimo, era di scivola. Non so perché, ma ho la paura che dopo ci possa essere una grande cosa di lava. La vado, ma io come faccio qua? Max, io mi sono arreso ancora prima di buttarmi. Allora, ok, te lo dico. Alla fine potrebbe esserci tanta lava, però diciamo che ho avuto una maledizione divina che mi ha bloccato in aria e mi ha fatto cadere perfettamente sulle piattaforme. Ce l'ho avuto anch'io. Però tu sei sfigato e sei morto lo stesso. E ora, dai, utilizziamo queste ringhiere e andiamo avanti velocemente, cavolo. Guarda qua, ma sono un equilibrista, ho lavorato per anni al circo. Un equilibrista. Dile le tue ultime parole prima di abbandonarci. Viva la fi... Cosa? La Filadelfia. Ah, vabbè, ok, ora puoi morire, perfetto. Salga! E qui poi i laser sono rimasti, maledizione. Però per la legge dei grandi numeri, se mi metto tipo al centro non mi dovrebbe prendere quasi nessuno. Cos'è la legge dei grandi numeri? Tipo 104 è un grande numero e credo sia il numero più adatto a te, Gigino. Tutti mi dicono che io ce l'ho, ma io non capisco. Gigino, ma neanch'io, secondo me sarà il tuo numero fortunato. Dici? Che bel numero. Sì, veramente molto carino, dai. Io comunque sono veramente molto avanti e sto scoprendo cose veramente assurde. Qua la situazione si sta facendo sempre più complicata e non mi piace affatto. Guarda, è tutto così difficile. Era così bello prima mettere gli assi e basta. Max, ma dove sei? Io sono ancora dai laser. Ok, sì, dammi un attimo che arrivo, Vai, un vai, attimo. Tanto ci metterai tanto. Io sto dormendo. Sì, sto dormendo. Ma stai dormendo, quindi hai gli occhi chiusi, vero? Sì, dimmi. Svegliami quando sei arrivato, tanto si fa domani. Ci vorrà un attimo. Allora facciamo così, dammi due secondini. Ma come puoi essere già là? Sai, ci vogliono dei trucchi cinesi. Perché non sei morto con la lava? Ma io non ti so dire il perché, andiamo avanti. Perché stai saltando così tanto? Hai la God Mode? No. Vieni giù, che la God Mode non si può utilizzare. Solo io ho potuto utilizzarla per un pochino. E ora basta, e ora si va la speedrun al primo che finisce. Perché lo so che appena mi metti tanto vorrei ammazzarmi anche tu. Godo, ti sorpasso, sei un fetente, corri. Mi sorpassi, Va bene, tanto sono sicuro che tu al primo salto morirai. E nel frattempo io ti supererò. Perché così no, è no, no. La legge del più forte. No, io sono la legge dei grandi numeri. Va bene, allora perché sono arrivato prima io? Vai, elicottero! Sì! Siamo partiti allo stesso momento. No, assolutamente no, Gigino. Ho il replay e sono arrivato palesemente prima io. Ragazzi, ho vinto la sfida. E madonna mia. Mamma mia. Qua ci sono i nostri mostri preferiti. Io diventerei... tu sei diventato uomo sirena. Io direi che è arrivato il momento di andarcene via prima che impazziamo ancora di più. Oggi scopriremo le versioni più segrete mai scoperte di Barry. Dal baby Barry al Barry coniglia di Pasqua. Ma non sono solo queste, ne vedremo delle belle. Ma Gigino, ma perché stai piangendo? Cosa sta succedendo adesso? Perché sono un bambino, ho bisogno del ciuccio. Tieni, ti lancio il ciuccio, prendilo. Preso, dove? Che schifo. Comunque, posso sapere dove cavolo siamo? Mi sembra molto familiare. Mi sembra già di averlo visto qualche parte. Però, c'è qualcosa che non va, è un po' diverso. Non lo so, aiuto, qua sono tutti bambini tranne me. Guarda quanto sono grosso. Effettivamente, stavo notando questa cosa. Ma hai fatto uno sviluppo, ti sei dopato. Cosa è successo che sei diventato così grosso? Mio nonno mi ha portato in palestra. Oh mio Dio!
mio! Ma Baby Barry esiste davvero? Mi vuole pushare da fuori le sbarre! Allora Gigino, io direi di andarsene un attimo, perché adesso dobbiamo capire meglio la situazione, capire meglio questo Baby Barry che cosa fa rispetto al Barry, suo padre, e poi tantissime altre versioni segrete che oggi andremo a scoprire insieme, perché non ci fermeremo qua. Ce ne sono veramente tante. E su Gigino, vai, entra qua dentro. Sì, ma io non ci entro. Aiuto, ok, piano piano. Vai, sì, vai, attento a non tirare le capocciate. E già qua sto notando che ci sono. Oh! Gigino, ma che cosa è successo? Perché ti vedevo tutto storto? Ho un po' di male alla caviglia, mio nonno mi picchiava, cioè. Ma che schifo, ma dai, ma non mi sembra il caso. Comunque qua, vuoi salire sopra? Ho un attimo di difficoltà, c'ho le gambe aiuto, ok, dimmi. Mamma mia, tanto lungo, tanto grosso e poi non riesce a fare due scale. Guarda come sono piccolino e agile. Sì, mamma mia, anche ce l'hai piccolino. No, non ce l'ho piccolino, Gigino. Al massimo ce l'hai tu. E poi qua voglio capire un attimo la situazione. Guarda, vogliono farci scioppazzare tutti quanti queste cose. Che faccio? Lo shoppo. Io non ho soldi, io sono povero, shoppa. No, Gigino, non lo voglio shoppare. Era per vedere se tu eri un vero amico oppure no. Ma a quanto pare vuoi soltanto farmi spendere i soldi. E adesso andiamo avanti, perché devo superare il prima possibile questa parte, che voglio vedere effettivamente che cosa cambia in questa mappa dei bambini. Wow! Che succede? Aiuto! Oh mio Dio, effettivamente qua è un po' diverso. Io ho paura di andare avanti. Guarda, ci sono dei blocchi. Joy? Joy sarà l'amico di mio nonno? Ma Joy non è tipo il diminutivo di gioia, come amico, vabbè, è molto strano. Comunque, Gigino, io farei molta attenzione. Stai attento, perché là tu vedi tutti quanti i blocchi, no? Tutta la roba per bambini, ma lì c'è un bambino abbastanza indemoniato. No, non lo vedo. Barry, no, fidati, è lì nell'angolino. Aiuto! Corri, scappa, va. Il Gigino con la sua abilità non lo prenderanno mai. Aiuto, mi ha preso. Ma si può sapere che cosa stai facendo? Mi stanno rincorrendo. Aspetta, provo a nascondermi dentro a questo trenino. Giù, vado sopra. Non questa, credo che ti... Vado sopra questa cacca arcobaleno. L'ho schippato, non ci credo. Non mi può prendere. Aiuto. Ma fai schifo. Adesso mi metto anch'io sopra, easy. No, guarda che ti prendo. Ho scoperto che quel bambino è uno dei parkouristi più potenti del mondo. Ma non mi sta cagando. Ma io devo cliccare il pulsante. Esatto, Gigino. Mamma mia, quanto sei stupido. Tutto questo tempo che ci chiama bene, ancora devi capire. Ma qui sopra, oh mio Dio, cos'è? Ma c'è Barry. Oh mio Dio, ha incarcerato Barry? Ma come è possibile questa cosa? Cioè, il figlio ha incarcerato il padre, Gigino, ma ti rendi conto? Anche io l'ho fatto con mio padre. Succede. Cosa hai fatto? Che figlio schifoso. Io veramente non ti vorrei mai. La vedi questa padella? Te la metteresti tutta quanta in testa. Sbam! Ma io avevo una ragione per farlo. Vabbè, non mi interessa saperlo. Guarda, ho veramente paura. No, io te la voglio dire lo stesso. Te la voglio dire. No, ti ho detto di no. Allora, non mi interessa. Praticamente, il mio babbo era molto aggressivo. Ah. E nella sera di Halloween ha portato una zucca maledetta in casa. E questa zucca per caso aveva un nome? Sì, si chiamava Jack Lantern. Ah, Jack Lantern! E quindi l'hai incarcerato, non ho capito. No, l'ho mangiata. Comunque qui Gigino, io sto notando che nella versione per bambini non c'è la pala. E come facciamo ad andare avanti? È già scavato, cioè è incredibile. È tutto super efficiente ed efficace. Sì, andiamo giù. Ma che cavolo! Max, lì sopra c'è tua cugina. Ho notato una presenza, effettivamente. Sono curioso di scoprire adesso che cosa c'è laggiù. Salve, cuginetta! Quella bella donzella, ma che bella che sei, vieni qua. Allora, Gigino, io vorrei capire una cosa. A te piace questa donzella? Ti piace? Ti ispira? Sì, mi ispira l'amore. E se te la trovassi davanti, per caso, cosa faresti? Gli canterei una canzone d'amore. Allora dammi un momentino. Perché non posso farlo? Che cos'è sto roba? Unisciti al nostro gruppo? Devo fare una cosa. Ok. Mi hanno scammato! Mi hanno scammato i soldi! Cosa significa scammati? Li hanno regalati? No! Io qua avevo scioppazzato per avere, diciamo, un accesso a delle cose particolari dove c'erano delle versioni particolari, no? Insomma. No, ma mi dice che devo unirmi al gruppo! Ma quale gruppo? Non esiste nessun gruppo! Posso essere sincero, sto godendo, andiamo avanti! Brutto pezzo di fango! Io che volevo farti rimorchiare quella donzella! Non hai un minimo di corazon! Ma poi è cambiato tutto!
Esatto, prima c'erano le spine che mi finivano nel culo. Esatto, esatto, vedi, questa è la prigione dei bambini. E i bambini a volte sono più pericolosi perché qua non ci sono le spine, ma ci sono degli strani macchingegni. Chissà a cosa sono utilizzati questi cosi. Ma perché c'è una aiuto, sono un super saiyan. Guarda come sei tutto quanto palloso. Adesso vorrei vedere una cosa, Gigino. Mentre tu continui a morire come un vero scarsone, io vorrei proprio vedere, vorrei proprio vedere se il passaggio segreto esiste anche qui. Comunque io ti consiglio di stare veramente attento a questa lava blu, perché è molto più pericolosa. Nell'altro verso spawnavi qua, invece qua se muori devi ripartire tutto quanto il giro. Ma quindi qua non cambiava niente, cioè diamante, abbiamo fatto tutta questa strada per niente. Effettivamente non cambia proprio niente. Forse adesso posso sbloccare questo. No, 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 c'è la palla. Sei proprio uno sfigato. Vorrei proprio farti gli sciopalli. Oh mio Dio, ma che cos'è quel mini berrino? Ma scusa, non gli possiamo dare un calcio? Lo schiacciamo, facciamo qualcosa? Ma effettivamente sarebbe proprio bello schiacciarlo. Guarda come mi segue. Aiuto, aiuto, super, aiuto super. Allora giriamo subito questo marchingegno. Mi ha tirato una bastonata. Ai. La schiena. Mamma, oh, oddio. Scene, ma è Jenna Ortega? Aspetta, aspetta. Pronto, buonasera, chi è lei? Oh, Mercury Adams, molto piacere. Aiuto. Ciao, sono Mercury Adams. Oh, chi ha parlato? Mi sa che è stata proprio lei, Max, aiuto. Io me ne vado. Gigino, sto per ucciderti. Ma bocca sorda, via, via, via. Ma che cacchio? Ok, ok, saliamo qui sopra, andiamoci anche la mossa. Oh mio Dio, guarda qui che cosa c'è. Berrino il bastoncino. E io vorrei proprio diventare lui. Però no, io non ho parole. Io non ho parole, me lo vogliono far scioppare. Ma che, ma che, ma non è giusto. Ma perché tu sei, no, no, perché tu sei diventato mini berrino, io no. No, 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 Gigino, Gigino, che cosa fai? Gigino, siamo sempre stati molto amici. Gigino, aiuto, aiuto. Sto arrivando e ti appena berrino all'attacco. No, 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 berrino no, berrino no. No, mamma mia, quanto sei brutto. Come here, baby, ma quanto sei brutto, aiuto. Guarda qui, tutto quello che berrino, berrino, possiamo avere un rapporto bellissimo di pace e amicizia. Vado via. Io non posso ubriacarmi, sono troppo piccolo. Non posso, aiuto. Berrino, la faccia tua, berrino. Ah, così ti impari a seguirmi. Poi voglio tornare in Gigino. Ma guarda che volendo potresti, eh. Prova a ucciderti. Sono tornato, adesso arrivo per te, Max Rando. Ok, forse eri meno inquietante da berrino, devo essere sincero. Dai, muoviti, datti una mossa, datti una mossa. Mi sono bevuto qua la vodka. Stai sempre indietro, stai sempre indietro, mamma mia. Ero stato impossessato, non è colpa mia. Quando tu arrivi, devo fare un attimo una chiamata. Pronto? Sì. Ben? Ben? Signor Ben, dovrei, non lo so, imprigionare Gigino? Yeah. Ha detto yes. Gigino. No. Mi sa che ti tocca proprio una brutta fine. Mi sa proprio perché? Di sì. Perché ha detto il signor fucking Ben che deve imprigionarti. Ma scusa, ma perché le scale sono già messe? Ma qua è la modalità facile, non è la modalità duro. No, non è per niente la modalità duro. Questa è la modalità facile, la modalità per bambini. Ma io, oltre a questi bambini, voglio proprio scoprire tutte le altre versioni. Perché ho visto che ci sta la moglie, ho visto che ci sta il cuochino, ho visto che ci sono un sacco di cose segrete. Però mi hanno scammato e non me le vogliono far utilizzare. Sì, Max, però vediamo di sbrigarci, perché dopo devo andare alla mia palestra. Ah, giusto, giusto, per tenere... Non ci posso credere, non ci posso credere! E mani, una di quelle puzze che veramente, mamma mia, altro che fagioli affumicati, veramente uno un fagiolo scinecchiano. Allora, uno non sono tuo nonno che puzza, lui puzza, non io. Ehi, non ti azzardare. Se no, cosa mi fai? Mi viene a picchiare al pacchetto? No, mamma mia, ma come sei aggressivo? Oh, ragazzi, ma qua... Giustino sta diventando un Baranza. Raga, oh, Gigino Baranza nei commenti, perché veramente non è possibile. Comunque dai, ti aspetto, Gigi Maranza. Arrivo. Perché io intanto sto per subire una trasformazione. C'è un Pokémon? Sono Berrino lo chef. Oh, chef, allora cucinami un piatto di salsicce. Appena arrivi ti sbatto questa pentola gigante in testa. Te la ricordi per tutta la vita. Ciao, Gigino. Mini Berrino è qua.
ancora più brutto dell'originale, aiuta! Allora, qui se vieni davanti a me c'è un mio amichetto. Ciao, Birrino Chef. Ah, ma non c'è? Qua, è qua dietro. È Antonino Cannavacciolino. Io non ce l'ho perché sono io effettivamente. Quindi non può esserci un mio sosia. Quindi, sbam, prenditi questa pentolata in faccia. Io mi prendo il cibo, zucca. Non mi zuccare. No, stai fermo. Ah! Ma stava incassando dietro un pilastro e mi ha ucciso. Aspetta adesso che sparo a te, visto che non mi hai fatto le salsicce. Vieni qua. Aspetta, ma devo ucciderlo anch'io, sennò non posso andare avanti? Mi sa di sì. C'è un problema, Gigino. Il mini Berrino, che prima si era impossessato di me, si è rubato il food zucca. Deve zuccare. Adesso io non posso più ammazzare il mini Berrino. E non posso più scappare via da questa cucina. Sono intrappolato per sempre. Non vedo dove sia il problema. Il problema è tuo, non mio. Sayonara, baby. Dai, no, aspettami. Devo pensare se c'è un modo per poter riuscire a scappare. Allora usi le hack, sempre che tu ce le hai sicuro installate. Oppure paghi tanti soldi. Ma questi qua già mi hanno scammato, devo pagare anche altri soldi. Se posso sciopazzare qualcosa di interessante. Se non sbaglio però, c'è una roba per riuscire. Ok, ho un piano segreto, Gigino. Tu vai avanti. Io nel frattempo faccio il trick più clamoroso del Far West. Max? Non mi interessa cosa tu stai facendo. Sono dal baby mecca. Gigino, io sto cercando un attimo di evadere da questa cucina con dei miei metodi. Come fai? Non c'è il zucca. Diciamo che ho dei metodi un po' particolari, però non stanno funzionando questi metodi. Ma è illegale quello che stai facendo, eh? No, cioè... illegale, ma ti pare? Questi metodi non stanno funzionando, Gigino. Non riesco ad uscire. Sono uscito. Godo. Ma dove sei uscito? Sono evaso dalla prigione bambinesca. E ora, Gigino, sto arrivando. Max, che c'è, Gigino? Cosa succede adesso? Quella bella donzella che ho visto prima si chiama Daugti. Come si chiama? Si chiama Daugti. Daugti? Ok, e come fai a saperlo? C'è il suo nome, Barry Daugti. Ecco, dove sei, scusami? Sono in un posto strano. Riesci a venire? Gino, io ci sto provando, però diciamo che la situazione è un po' particolare, perché io sono completamente buggato e non mi spawnano i mostri. Potrebbe essere un problema, hai ragione. Max, ma adesso sei intrappolato per sempre. Nulla è possibile perché ha tanta forza di volontà, Gino. Ricordati queste parole. Sto viaggiando nelle infinite oltre. Sto arrivando proprio dove sei tu. Non so se mi vedi. Ma stavi usando il jetpack. Ma sì, non che vale. Stavo usando il jetpack. È normale che stavo usando il jetpack. Vedi che c'è Ducti? Oh mio Dio! E qui c'è. Vediamo se posso trasformarmi. Cosa? Me li vuole far shoppare? Oh mio Dio! Mi sono trasformato in Berriona! Però io non ti vedo! Sono spawnato in cucina. Ma che figa Berriona che sta volando e sta scorreggiando roba di un jetpack. Veramente molto buggata questa mappa. Max, ora basta, voglio diventare Ducti. Ducti, finalmente potremo stare assieme. Non voglio quella baldracca di tua mamma. Ehi, no, non prendere tua madre. Ma non posso avere Ducti, ma perché? Gigino, non lo so, sinceramente non saprei. Però, no, non piangere, perché ho una buona notizia per te. Seguimi. Ma dove mi hai portato, Maximilian? Non ce la faccio più a essere qua dentro. Siamo sempre nella prigione birriana, però guarda qua fuori che cosa c'è. Ma Barry? Barry Pasquale ti sta attaccando. Ehi Barry, attaccami. Ma anche me. A me la Pasqua non piace. Ma come non ti piace la Pasqua? Guarda, no. È così bello. Cosplay di Bugs Bunny Pasquale. E mi ha preso, aia. Ehi, sei sfigato, gli sfigati li prende. Ma dove sei, Maximilian? Ti ho perso. Ma smetti di chiamare il Maximilian. Io stavo esplorando un po' le cose. Da. Ma che cos'è sto coso? Ma perché c'è un Barry dentista con un martello in mano? Ma tu dove sei finito? Sono finito nell'Ohio dei dentisti, Gigino. Però io non voglio andare avanti, sinceramente. Ho veramente paura di scoprire che cosa possa aspettarmi. Quindi magari potremo fare questa mappa in un prossimo video. Devo assolutamente andare via. Oh mio Dio, guarda qua. È una versione di Barry dentista veramente molto simile alla prigione. Potrebbe essere interessante. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi.
ragazzi. Abbiamo scoperto robe veramente molto strane. E ciao, vai! Sayonara.